Alexis Sanchez, annuncio del club nerazzurro, il cileno ha firmato un triennale da 7 milioni a stagione. FC Internazionale Milano comunica che Alexis Sanchez si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo gratuito. L'attaccante cileno ha sottoscritto un contratto con il club fino al 30 giugno 2023. Ciò che ieri sera aveva anticipato Beppe Marotta prima della sfida al Getafe adesso è ufficiale: l'attaccante cileno classe 1988 ha risolto il suo contratto con il Manchester United, che scadeva nel 2022, e firmato un triennale da 7 milioni netti circa a stagione coi nerazzurri. Arriva a Milano praticamente a zero. Accontentato dunque Antonio Conte, che aveva chiesto a più riprese il suo acquisto e dopo la vittoria sugli spagnoli in Europa Le Ague ha fatto i complimenti alla società per l'ottima operazione definendolo un grande affare. La fumata bianca è arrivata qualche giorno fa, quando tra Inter e Manchester United è stato trovato l'accordo finale sulla permanenza del numero 7 interista a Milano. I Red Devils hanno acconsentito al riscatto senza indennizzo del Nino da parte dei nerazzurri, risparmiando così un'ingente somma di denaro, circa 60 milioni di euro, liberandosi dell'ingaggio faraonico che percepiva l'attaccante ex Arsenal. Alexis si è divertito laggiù, è un buon giocatore e gli auguriamo il meglio. È un top player, per qualche ragione noi non abbiamo visto il suo meglio, ma è un grande giocatore e gli auguriamo ogni bene, ha detto ieri sera Ole Gunnar Solskjaer dopo la vittoria del Manchester United in Europa Le Ague. 2. Lautaro Martinez. L'uruguaiano ha un'offerta dalla MLS e solo col suo addio si aprirebbe la strada all'interista. Si potrebbe partire dalla fine e dire che se non si vende non si compra. Il Barcellona, che spera ancora di portare Lautaro Martinez in Spagna, dovrà quasi sicuramente fare a meno di qualche suo grande campione che, nel caso specifico, risponde al nome di Luis Suarez. È proprio l'attaccante uruguaiano, come scrive il Mundo Deportivo, l'ago della bilancia della trattativa. Se parte lui allora il Toro potrà sbarcare in Blaugrana, altrimenti tutto rinviato al 2021. Suarez, secondo il quotidiano catalano, ha un'offerta della MLS che se si concretizzasse porterebbe Lautaro al Barça più velocemente. La questione è semplice e genera un dilemma. O l'uno o l'altro perché, ora come ora, Bartomeu non ha la possibilità economica di spendere 100 milioni di euro. Né, tantomeno, 70-80. In più quella rosa così ricca di campioni plurimilionari non dà certo forza al presidente per un ennesimo acquisto top. Certo, Lautaro Martinez ha 11 anni in meno di Luis Suarez e sarebbe un giocatore di prospettiva dal futuro sicuro. All'Inter è diventato grande e ora aspetta il salto di qualità. Suarez permettendo.